Ciao, io sono Sonia. Oggi vi farò vedere come costruire questa maschera con i miei pattern. Li potete trovare qui sotto in descrizione assieme a tutta una lista di materiali. Prima di cominciare c'è una cosa che dovete fare assolutamente, ovvero iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace. Facciamo partire il video. Questi sono i pattern che trovate nel mio negozio su Etsy. Ho messo il link in descrizione. Inizio con la parte inferiore della mandibola, che è la parte più facile. Sto utilizzando leva foam ad alta densità di spessore 5 mm. Traccio i pattern con un pennarello bianco, segnando anche tutte le indicazioni. Ora ritaglio i segni di raccordo in modo che capovolgendo i pattern li posso segnare. Quindi li traccio un'altra volta capovolti per avere l'altra metà simmetrica. Taglio le forme con il taglierino avendo cura di fare un taglio perpendicolare e più preciso possibile. È consigliabile affilare spesso la lama. Ora, connettendo le stesse lettere, incollo i pezzi a due con la colla a contatto. Come funziona questa colla? Una volta spalmata da entrambi i lati con uno strato sottile, poi bisogna aspettare qualche minuto finché non è asciutta e i pezzi si attaccheranno esercitando un po' di pressione. I segni di raccordo mi servono per allineare in maniera perfetta ogni pezzo. Dopo aver incollato P con P e B con B, incollo A con A. E infine R e Q. Faccio la stessa cosa con l'altra metà. Ora che ho le due parti, le incollo insieme al centro. Questa è la parte inferiore della maschera. Per il momento la metto da parte e faccio la parte superiore che è un po' più complicata perché ha diversi pezzi. Traccio allo stesso modo tutte le forme e per procedere in maniera più ordinata faccio solo la prima metà. Con tutti i pezzettini che ci sono non voglio rischiare di confondermi. In questo caso ci sono alcuni tagli che hanno un'angolazione diversa e bisogna tagliare i pezzi con la lama inclinata. Se ci sono i puntini vuol dire che l'inclinazione va verso l'interno.
mentre se è tratteggiata il taglio sarà esterno. Questi tagli particolari servono a dare la giusta forma alla maschera. In alcuni lati il taglio è misto, quindi mentre si taglia bisogna variare l'angolazione. Ora ho tagliato tutti i pezzi. Questa è la fronte, poi c'è l'occhio, il naso, la bocca e la guancia. Comunque sui miei pattern troverete un'utilissima mappa che vi aiuterà a posizionare i pezzi in questo modo. Ora divido i pezzetti a gruppi di 3 o 4 e poi a 2 per incollarli. Incollo insieme le due D e le due F. Poi la O. La T. La N, e la K. Non abbiate paura di schiacciare o di tirare il foam mentre incollate i pezzi, perché è un materiale molto elastico. Ora la Y. La H. Mi fermo un attimo per controllare l'ordine dei pezzi e decidere cos'altro incollare. Quindi incollo la E, la X. La J, la B1, C.
Ci tengo a precisare che se non seguite questo ordine, per incollare i pezzi non è un problema. Vi sto mostrando il mio ordine in modo da rendervi la vita un po' più facile. E la I. Adesso la W. Come vedete, il taglio obliquo mi ha dato questa angolazione, che dà molto più carattere alla maschera. Se siete pigri e non avete voglia di aspettare che la colla sia asciutta, potete velocizzare il processo con una lieve passata di pistola termica. Incollo la lettera L. Inoltre la pistola termica mi serve per dare una bella forma ai pezzi mentre li incollo. Questa parte secondo me è emozionante perché si inizia a vedere la forma del muso prendere vita da quel mucchietto di pezzetti senza senso. Ora incollo la M e scaldo questa parte per renderla più arrotondata. Ed ora attacco le due parti restanti insieme. Ecco qui la metà superiore della maschera. Ovviamente, come all'inizio, faccio anche l'altra parte capovolgendo i pattern. E incollo le due metà insieme. Sul prototipo che sto costruendo non c'è, ma ho aggiunto ai pattern un pezzetto singolo centrale che mi aiuta a indossare la maschera più comodamente.
Ora potete scegliere se attaccare la mandibola nel punto indicato nel pattern, oppure se inserire un meccanismo. Io l'ho semplicemente incollata. Alla fine, se volete, ci sono anche le orecchie sul pattern. Per piegarle le scaldo con la pistola termica, così hanno una forma più convincente. Potete anche farle di un'altra forma o dimensione, la scelta è vostra. Io vi do il pattern, voi metteteci la vostra fantasia. Nella mia all'interno ho aggiunto un supporto con del leva foam di spessore di 1 cm per aiutare a mantenere meglio la forma. E sul supporto che ho aggiunto sulla bocca ho aggiunto anche i dettagli. Ho anche modificato la forma delle orecchie e aggiunto un elastico dietro per poterla indossare. E questo è tutto. Grazie mille per essere arrivati fino a qui. Sono super curiosa di vedere che cosa avete creato, perciò taggatemi su Instagram per farmi vedere quello che avete fatto. Per qualsiasi domanda scrivetemi qui sotto nei commenti o contattatemi e vi risponderò volentieri. Ci vediamo presto!